Pallavolo posticipata di un giorno, dunque al 1° novembre la semifinale di Supercoppa per la SIR contro Trento, mentre prende il via oggi una settimana molto importante con l'arrivo di due pilastri, il neo martello estone Robert Tarte, che è uscito di scena con la propria nazionale ai campionati europei, e il capitano Luciano De Cecco alla sua sesta stagione con i Black Devils. Per tutti gli altri impegnati invece nella rassegna continentale bisognerà ancora attendere. Intanto, nei giorni scorsi, il presidente Gino Sirci è stato premiato come personaggio kiwaniano dell'anno, un riconoscimento assegnato a quelle persone che attraverso il loro impegno professionale hanno portato in alto il nome della città nel mondo. E questa è stata anche l'occasione per parlare con lui, ovviamente, della stagione che sta per partire. Sentiamo. Il fatto di essere stato premiato per me è un grande onore, evidentemente abbiamo fatto bene e speriamo di continuare a fare bene, perché quello che noi vogliamo è una Perugia vincente, una Perugia migliore, diciamo, degli anni precedenti, una Perugia migliore di città simili in Italia. E restiamo al volley, la Bartoccini, forti infissi Perugia, che qui vediamo in allenamento si è aggiudicata ieri la prestigiosa Chianciano Cup, battendo in finale la favorita, il Bisonte Firenze, con un secco 3-0, risultato che testimonia ad una ventina di giorni dall'inizio del campionato tutte le potenzialità perugine e il buon lavoro finora svolto dalla compagine umbra. Siamo al ciclismo, la 65esima edizione di una classica, la Gran Premio Premio.